sono Jacopo Gerre, responsabile marketing di 3Z Group. Nella nostra sede toscana abbiamo sempre prodotto fondi per scarpe classiche e negli anni abbiamo sviluppato il nostro business per la produzione di fondi per sneakers. L'innovazione è sempre stata una delle nostre prerogative e questo ci ha portato a conoscere nuove tecnologie come la stampa 3D. Sono Gianfranco Cipriano, CAD/CAM Manager di 3Z Group. E in questi anni abbiamo sempre cercato di risolvere i nostri problemi delle lavorazioni interne. Il poliuretano è un materiale che tende ad ossidare e ad oggi questa ossidazione viene trattata tramite una lavorazione che si chiama cardatura. Viene fatta con macchine tradizionali e necessita di manodopera qualificata. Come abbiamo avviato a questa problematica? Ho utilizzato la stampa 3D. E nello specifico la stampante della BCN. Abbiamo scelto la stampante YW50 che grazie al sistema IDEX i tempi per ottenere un oggetto si sono dimezzati. Quindi abbiamo inventato un nuovo modo di lavorare queste suole in poliuretano. Facciamo delle maschere di centraggio fatte appunto con una stampante 3D. E poi lavoriamo meccanicamente con macchine di controllo numerico la zona da cui dobbiamo asportare il poliuretano. Questo ci ha portato migliorie sotto tanti aspetti: avere un prodotto costante, tempi di lavorazione ben definiti e non aver più quel bisogno specifico di manodopera qualificata. Come materiale di stampa abbiamo deciso di usare il TAF PLA per le sue caratteristiche meccaniche superiori al PLA e per il fatto che è realizzato da scarti di altre lavorazioni. Questo per rimanere sempre fedeli alla nostra mission, che è cercare di usare materiali di riciclo. Dopo questa esperienza siamo sempre più convinti che tecnologie innovative come la stampa 3D faranno sempre più parte di 3Z Group.